finalmente la Squire ha portato sul mercato le nuove Bullet o Bullet, ma insomma oggi le chiamano Sonic e devo dire che hanno fatto un bel salto di qualità. Andiamo a conoscerla più da vicino. Sigla. Buongiorno amici e bentornati, qui siamo al BM Blues ed io sono Paolino. Oggi vi ho portato una Stratocaster veramente bella, costi micro, ma veramente fatta bene. Prima di iniziare a parlare di lei, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, pollice alto, non dimenticate la campanellina, mi raccomando, vi ricorda quando escono i nuovi video di recensione e le interviste, quelle molto belle che si tengono al Salottino Blues. Adesso però parliamo di questa meravigliosa chitarra. Innanzitutto non si chiamano più Bullet o Bullet, ma gli hanno cambiato il nome, Sonic. All'inizio io credevo, vabbè, gli hanno cambiato solo il nome, poi alla fine le chitarre sono sempre quelle, no? Costo molto basso, questa chitarra viene in negozio da Firebird Andrea, 169 euro, ha una configurazione con l'humbucker al ponte e i due single coil centrale e manico. Il corpo di questa chitarra è in pioppo, quindi non è pesante, è una Stratocaster abbastanza leggera. Il manico è in acero satinato, come la tastiera, uguale, non è rifinita tantissimo bene, ma il giusto. D'altronde parliamo di 169 euro, attenzione. Io feci un video sulle Bullet, sempre con questa configurazione, se non ricordo male, e mi deluse parecchio. Era una chitarra che veramente sì, costava poco, però valeva veramente, veramente poco. Mentre invece questa chitarra innanzitutto non è fatta più in Cina, ma viene fatta in Indonesia. Non so se cambia molto questa cosa, però l'ho trovata rifinita molto meglio della sua precedente. Il capotasto è in osso, le meccaniche sono delle die-cast e tengono veramente bene la cordatura. Non si scorda così velocemente, sempre come la sua precedente Bullet. La tastiera, chiaramente, la lunghezza della tastiera è un classico della Stratocaster. Il radius invece è un 9,5, non è un 12 pollici, quindi moderno. È un 9,5, quindi va a richiamare un po' le vecchie Stratocaster, non le vecchissime, ma le vecchie Stratocaster. Selettore sempre a 5 posizioni e devo dire, sentite, non ha tanto gioco, è fatto proprio bene, anche il selettore è messo giù bene. Bello il battipenna, nero come la sua colorazione totale black, veramente fantastica, verniciata bene, una bella chitarra. Ne sono rimasto veramente entusiasta di questa Sonic. Mi piace molto e anche i suoi suoni, che adesso andiamo a sentire. Vorrei partire a farvi sentire il pickup al manico su un suono pulito, clean, e con un filo di chorus, giusto per dargli un po' di ambient. Già così, senza accordo, corde vuote, libere. È molto armonioso. Come ultimamente, per chi mi segue, sa che ho smesso di utilizzare programmi un po' particolari per registrare le chitarre, cioè qui ho il microfono a condensatore, qui ho l'amplificatore, suono, registra e vi faccio sentire il suono com'è nell'ambiente. Chiaramente poi YouTube ci mette un po' del suo, ma è normale, ma
giusto per farvi sentire proprio il suono della chitarra. Giusto per farvi sentire un po' di crunch, un po' di ambient e un po' di insieme della chitarra, ho utilizzato praticamente per la ritmica, diciamo, i due single insieme. Il primo assolo pulito l'ho utilizzato solo il pick up al manico, mentre invece poi quando sono andato sul crunch, sulla distorsione, ho utilizzato il pick up al ponte. Rende veramente veramente bene, perché è un pick up, sono ceramici, non sono chissà che pick up, però il loro lavoro lo fanno veramente molto bene. Ora vi faccio sentire dei power chord sempre con i pick up al ponte. Chitarra veramente divertentissima. Io come al solito vi metto il link di Andrea Fiber, strumenti musicali a tradate, che ci ha gentilmente concesso di portare in studio questa bellissima Stratocaster, chiaramente Squier Sonic, quindi l'entry level della casa Squier, ma devo dire sinceramente che questa volta la Squier mi ha stupito parecchio. Ha fatto una chitarra con un costo veramente bassissimo e sarò stato fortunato su questa chitarra, però devo dire che è eccellente. Parliamo sempre di 169 euro e i tasti sono messi giù veramente veramente bene. Beh amici,
Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, scrivete pure nei commenti, attendo anche i vostri giudizi. E che dire, passate in negozio, provatela e poi provate a smentirmi. Lunga vita al blues, amici, e buon pomeriggio.